Inside lane, missing exits include to the pavement between the lines. So the crew Ok, eccoci qua, ben ritrovati, stiamo per ripartire con un'altra serata dedicata agli Etox che a quanto pare non si fermano dopo le HCS, comunque non sarò solo nemmeno questa serata perché insieme a me avremo anche Jekyll e Hull, buonasera ragazzi Buonasera, 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 buonasera. Buonasera, buonasera. Purtroppo a quanto pare il, tutti i nostri fantastici mezzi di comunicazione, di draftaggio e tutte queste belle cose qui che usiamo di solito non volevano saperne di funzionare anche questa sera. Quindi ci troviamo eh, già diretti: eh sì, ci troviamo già diretti nella prima mappa della serata, che invece è già stata scelta dalla formazione degli Aesox <coughs> Brothers. Okay. Che affronteranno i loro eh, avversari, ASOX Handless. Quindi ricordiamo, questo è il torneo interno degli Ax, chiamato Ax in the Storm. E noi ovviamente siamo curiosi di vedere, anche in questo caso, quale sarà il team ASOX che riuscirà a spuntarla torneo che, ri... che si svolgerà nell'arco di quasi tre settimane quindi anche bello. qua bello, bello complesso esatto e oltre a me troverete a commentarlo eh, il trio il magico trio di Camp TV quindi avremo Crios, mm. Magest e Alexan che si dedicheranno a questo torneo vediamo già qualche piccolo problemino cioè che provo ad andarne a Oh, problemino Accetta col cuorecino Io ci provo ho provato Play mode Con i tuoi disabili mm. Bene Fantastico E volessi già. Con le <ride> emoji involontarie <ride> E simpatie mancate proprio. Allora Noi siamo Gam TV e... Gam 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 Allora uh, Mi unisco alla lobby di chi? Di Stillingen Vediamo eh, Il problema è che io Non mi vedo in lobby quindi abbiamo, cioè, stavo nominando delle complessità necessarie per poter continuare a giocare a Diros. E a quanto pare ne abbiamo uno in più anche oggi. Vediamo, accetta. Ok, ha funzionato. Molto bene. Prima mappa quindi sarà. Uh, guarda un po' cosa ci capita. Anamura? Eh? Anamura, è proprio lei. Quindi giocheremo io e te contro la formazione dei e Ci facciamo valere. Vai, e ovviamente vai. sarà un bel inizio la GamTV mi posso offrire il mio account uh, please non uh, <ride> dite queste cose brutte ok quindi eh, abbiamo visto comunque nelle, nei pochissimi minuti antecedenti all'inizio di questa di questa nuova serata come siano stati annunciati diversi cambiamenti e soprattutto diverse novità e eh, nuove informazioni riguardo anche il nuovo eroe che arriverà in, uh, nel Nexus D.Va Così su dei piedi come vi sembra vi spira o non vi spira dico io dico non può fare quei salti, no, no bello ma non quei salti. Ok, coniglietto. No, facciamo una petizione per questo. Addirittura. <ride> la petizione, io se eh, no, la, no, lo sai che, che hai Odia queste, queste cose, ok, comunque. <ride> No, Ricordiamo... Dai, noi siamo in lobby, qua stanno già preparando tutto quanto. Mm, allora ti do i miei due centesimi su Diva. Due centesimi, vai, vuoi like che Due centesimi, perché proprio non, il commento non è che vale chissà quanto. Non è tutto da provare, quindi diciamo che così a video, vista così, sembra carina. Hanno cercato di trasportare il più possibile da Overwatch su Heroes, ma secondo me non hanno fatto un lavoro ottimale. Diciamo il, il Bunny Hope, sì, anche secondo me è un enorme... Un... Cito Fantozzi? <ride> no, non lo, non lo cito. Però comunque potevano lavorarci meglio a livello di idee come Ultimate. E, e effettivamente l'AE è un Ultimate. Cioè non è un'abilità sì, ricordiamo che abilità c'è sulla esplosione sulla e secondo me l'hanno messa sulla e per comodità perché la puoi utilizzare anche in combo con la q come è giusto che sia perché appunto quando ti lanci col dive eh, di diva su overwatch puoi anche contemporaneamente lanciare poi la r in questo caso e, e via però forse è semplicemente una comodità di accoppiamento di, di tasti Mm -hmm. L'avrei messo direttamente l'ultimate sulla E e mettere opzionali le due R che li danno, sinceramente, meno valore a quello che è. Comunque, okay. dai, siamo già in lobby. Siamo già partiti. Vediamo di uscire dalla general italiana prima che succedano altre cose bruttissime. <ride> eh, però, non è che stiano dicendo una cosa abbastanza sensata i ragazzi qua in chat. Vabbè, dai. Uh, okay, dai so intanto, first ban su Diablo. Mhm mm Ah, però... Mm, beh, effettivamente è abbastanza rompiscatole su questa mappa, perché appunto con l'apocalypse ti dà la possibilità di uh, andare a scoutare barra uh, interrompere una qualsiasi trasporto dei dei, dei, dei carretti. Non, ho, non mi riesco ancora a mettere in mente il nome. Però mm, il secondo me... Non è Del payload, sì, esatto. Non è un first pick da andare a prendere su una mappa del genere, perché appunto... Mm, Predilige tanta mobilità. Sì, Ho diciamo appunto che proprio in virtù di questo non mi sento di dire che sia un gran first, uh, first banner, però invece Genji lo è già di più, abbiamo visto come può sì. saltare in giro per la mappa e fare più o meno quello che vuole. Brightwing invece, come lo vedi, può fare il suo split push, può andare ad aiutare certo. facilmente, però anche Comodo. qui. Mm, c'è di meglio, come idea al momento sulle piazze, c'è molto di meglio. In particolare okay. abbiamo visto che in questa mappa gira molto bene Lucio, appunto. Gira molto altro, tanto per... bene anche Uther Hai avuto modo di provare uno dei due in questa mappa in eh, prima persona? No, io non gioco healer, quindi Zero. passerei la palla ad Al direttamente. Al che gioca main oh. healer invece. Okay, no, ho il link della Bobbi, quindi... Eh, però ci devi dire se utilizzi... Qual è il tuo healer di preferenza su Sono Anamura? anamura? ma mura. ultimamente sto trovando Utre Aurian molto molto utili e forti. Anche mm. Salusio, che è Combo? Con la speed che ti permette di andare da una parte all'altra. Il meta di oggi è doppio support quindi... Esatto. due. Ok domanda, allora adesso tornando al discorso dei pick Noi abbiamo appena visto un first pick su Brightwing. Ok, ottimo, ottimo healer, ottimo support, global mobility. Il problema secondo me al momento su questo tipo di mappa ti devi andare a, a proprio a prendere a quello che è al momento la miglior coppia di healer, Anche se c'è il first pick, piuttosto andrei a prendermi appunto come ho detto al o un Lucio oppure direttamente un Auriel. però chissà Anche cosa hanno in mia. mente. Hm? Come, scusa? Anche Lilia al momento. Sì, non ha ancora subito effettivamente allora, il cambio. Allora, Varian, bei pick. Okay, vedo che c'è anche qualche problemino dal punto di vista dello streaming Quindi portate pazienza che stiamo cercando di sistemare in corso d'opera Abbiamo appunto il pick di Varian e di Alarak Alarak invece eh, sì, ha appena subito un rework direttamente nel PTR Ma è strano Beh, vederlo comunque scelto in questo momento su questa mappa Che dite? Beh considera che comunque è una... È un front laner con un... un po' di utility, cioè non un po', ne uh, ha la possibilità di spostare i target, ha la possibilità di silenziarli. È un ottimo solo laner, quindi molto probabilmente è stato preso anche per quel motivo. Senza contare che in fight non fa carezze, mm, fa parecchio male come DPS. Però appunto, è tutto da giocare sugli skillshot. Devi imparare ad usare bene le combo. Bisogna utilizzarlo bene con la combo WQ. Eh, però appunto, in, uh, al momento con, questo, con questa patch è tra i migliori solo laner per quanto riguarda Heroes. Sì quindi. Una... Uh -huh. No, dimmi pure. <ride> no, un inciso effettivo che sottolineo già in chat, appunto, di come Brightwing eh, riguarda i talenti, prenderà sicuramente il Bribe a livello 1, è una cosa a cui saremmo arrivati dopo una volta iniziata la partita, però è sicuramente uno dei talenti migliori da prendere in questa mappa perché c'è in particolare il mercenario, il samurai del Hard comunque, che è quello che va a rilasciare sul terreno la cura attivabile. Che può essere sconfitto con una sola carica di bribe di mazzetta, quindi è sicuramente un'ottima idea come talento. Ci saremmo arrivati, ci avete preceduto, siamo contenti. Ma procediamo invece col band di Falstad, che ovviamente torna buono. Global, disengage, e eventualmente comunque anche la possibilità di andare a spezzare la formazione sulla, per allontanarla dal magari dalla cattura del boss quindi comunque anche lì il ghast è sempre la solita è una, è una chimera che ormai ci conosciamo ben bene <ride> mi lagga lo streaming Metril? allora quando lagga a te è un problema tuo e quando lagga a tutti è un problema mio quindi ci stiamo lavorando e sì no, so in è, la, è lunedì è lunedì la e' abbassata la qualità dello streaming, se Graeme. poi vi dà ancora problemi, fate control più F5 perché probabilmente avete la cache intasata del vostro Ma... browser, così la ripulite e via. Ecco, invece disingaggerà un po' meno ardentemente questo Grayman che è pronto a lanciarsi sulle file nemiche picca invece di cooldown. Invece quindi mm -hmm. per ora scelta abbastanza Quindi vedremo delle composition single support stasera, mi sa, so. temo perché... di sì perché avendo appunto Allora, Giovanna frontlane accompagnata da Greenman. Per ora mm. no, credo vedremo un ult un secondo tank o comunque un brucio per la formazione sì, probabilmente di no, destra. sto cercando di analizzare un pochettino i pick dei ragazzi di destra, che sono gli ASOX Handless, lo eh, non ho i nomi sotto mano. Arriveranno, arriveranno. Adesso vi dico già che appunto sulla sinistra abbiamo gli Exox Brothers e sulla destra gli handless, quindi tutti gli che ti, mi ha ucciso sì, sì, <ride> hanno, abbon hanno abbondato con le consonanti stasera. Quindi non vi preoccupate, non sono nei primi e non sono neanche gli ultimi. Valle oh, invece vale la me. scelta per questi brothers quindi per ora hanno sì e no. Ci può stare, no, adesso possono chiudere. avrei optato per un auto attacker in questo caso, no, ci può stare. Sì. Però, uh, eccola qua l'avevamo detto ed eccola qua eccola lì di dps che tutti si aspettano e che il mondo vuole ma di cui non ha bisogno perché appunto sta per venire e nerfata per e appunto con la skin di guldan è la master skin io ci ho speso 10.000 euro per qua rendercela quindi <ride> allenano 99 anche tu non dire cose brutte Col danno in effetti qualche skin aggiuntiva potrebbero farla Penso che si presti molto molto bene In particolare mi piacerebbe una skin come quella del film di Warcraft Con i teschi attaccati Però va bene Comunque, Esox invece Handless Che a questo punto devono chiudere la loro composition E cercare ovviamente magari un tot di CC aggiuntivi Perché comunque hanno... I danni li hanno Quindi mm -hmm. fondamentalmente non andrei a cercare altri danni O approfitterei di... Aumentare la potenza della front frontline perché al momento con Joanna è buona, ma relativamente scarsa. Ecco, mancava ecco frontline no. <ride> e vanno a aggiungere Sonia, quindi ci sta, ci sta. Super Sonia, <coughs> ecco qui, quindi abbiamo Sonia che va a chiudere la composition. Non vediamo un nella, una Zara, invece, né nell'una né nell'altra formazione, così su due piedi senza saperne scrivere né leggere quale delle due ti piace di più. Nessuno allora, deve, eh, passa la deve balla, parlare, Tom, passa eh, la palla. No potete scegliere, nessuno... Eh, eh però secondo me... Poi due. siamo qua che stiamo. Ah, vogliamo vabbè. rispondere alla domanda. Lo so che Al è impegnato, quindi lo sto contando ah, okay, a metà Ok, allora riformula la domanda e ti rispondo. Io. Chi ti piace di più dei due jacket? Mm, sono due composition molto interessanti. Sai che adoro oh, Sonia. Sonia, come Sonia, quindi... Sono molto propenso per la, i ragazzi di Buzz. Però, mh, come composition, a livello sia di CC, eh, eh, a livello, diciamo, di controllo, non mi piacciono entrambe, perché appunto c'è... ne hanno relativamente non troppissimo. Sai che io adoro le lock e compagnia bella. C'è Alarak, che potrebbe dare una bella svolta con, uh, con, il suo, con, il, con le sue abilità. Dall'altra parte poi c'è Varian, che comunque tra... Um, al momento con... Uh, la versione protection è veramente una spina nel fianco per molti frontliner, Sonia inclusa. Sì. Quindi sarei più propenso diciamo, a seguire il ragionamento sulla, sulla squadra dei, dei Brazers. Però al tempo stesso comunque è, hanno un solo tank dall'altra parte, quindi facile, facile, facile che possano vincere tranquillamente i ragazzi di, di Brunaldo doppio mm -hmm. più healer, che al momento è il meta pre um, predominante però non si sa so mai quale dei due ti piace di più invece Al? dei due Io team? Vedo, onestamente favoriti no, quello rosso perché comunque hanno Handless. due tank di cui è mm -hmm. Sonia che potrà farsi tranquillamente tutti i vari campi e questo si ha, hanno Golden e comunque con uh, il danno che fa tra la Fellflame e il Corruption i carretti mo darà molto fastidio sarà molto pericoloso. Al Furion comunque è un ottimo solo healer, si da solo. Greyman ha un bar di danno notevole. Se la giocano meccanicamente bene la mappa sono nettamente favoriti. Sì, allora, questa qua è una macchina. È, è proprio una mappa da giocare meccanicamente. Abbiamo Poi visto. Poi saranno Sonia che potrà farsi da soli i campi. Certo. Saranno Greyman e che portano avanti il carretto tranquillamente insieme a Giovanna. Mm -hmm, ok, dall'altra parte abbiamo la chiara. Abbiamo Put con la chiara Che può tranquillamente utilizzare il Bribe. Quindi, uh, sì, diciamo che ci sono aspetti positivi e negativi quindi, per entrambi. Ricordiamo che il Bribe è molto potente perché con una carica ti prendi un po' di mercenario. Fortissimo. Sì. Sì, 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 ecco qua abbiamo la prima disconnessione di questa sera. Il Buon Ollo ci saluta per primo. Abbiamo anche la pausa immediata. Abbiamo l'interfaccia. Come abbiamo potuto sfruttarlo durante le HCS, quindi fateci sapere se preferite questo o se preferite invece la versione diretta da game. In mm -hmm. quel caso, una modifica si può fare abbastanza facilmente. Ma che bello, che c'è proprio. Il, sono sopra un fulmine. Non no, no, no succede tutti i giorni essere sopra i fulmini. Insomma, ecco, Ehi, sei fulminello Guarda qua. Zim. Sì, sì. La morte eh, bianca, no, non, vedo, io non vedo. Io c'ho lo streaming in pausa. Eh, tra un po', anche tutti quanti lo avranno in pausa. Perché qua continua a dar problemi e si continua a piantare. Crio TV, buonasera a te. ti Abbiamo già oh, presentato. Ciao Lore report È in versione KTV oggi. Cioè. È in KTV. È, esatto. è, è in KTV. Oggi è KTV. Manca l'HAM. Il bello KTV. KK. Cioè. Hey, ok, diciamo, qui ridi. Gambe eh, di, borsa, di No, di non, gamma. Serve, va. non serve. Va. Eccoci qua. Bene, quindi vediamo già sulla sinistra. Vediamo subito anche i nomi dei due team partecipanti. Abbiamo Esox Brothers Esox Handless. Sulla sinistra in colore blu i Brazers con Schizzo con Alarak, put su Brightwing Morte Bianca con Lily Stilligen Nascosto che fa Valla e infine Brunaldo con Varian. Hey. Vediamo come avevo predicato, tra virgolette, prima. C'è schizzo che andrà a top lane da solo. Questa cosa vale per. Mm -mm, come si chiama? <ride> leggi, leggi Faccina con naseno. Oh, Ollo. Ollo. Ah, cavolo, è vero, è un problema. Boh, io dico Ollo. Coso. Ollo, coso facciamo? Che sarà cosa? È vero, mi piace di più. Va bene, va benissimo. Nel mentre che loro invece decidono come chiamarsi, vediamo che già in 4v4 in bot lane vedremo chi la spunterà. Perché per ora hanno le, tutte le carte in regola per asfaltarli. Questi handless, però, è tutto da vedere. Vediamo quale dei due team saprà ottenere il massimo dell'ingaggio possibile dall'ingaggio. Ecco qua, parte subito Brunaldo dall'inseguimento, lasciato ovviamente come solo tank, fin tanto che non avrà raggiunto proprio livello 10 questa formazione dei bracci, si potrebbe subire un pochino, in quanto l'unico frontline sarà lui, Joanna costretta la ritirata, stealing è molto molto basso, però potremmo, vediamo già qua comunque la scelta dei talenti, vediamo eh, Valla, contrariamente a quanto si ipotizzava, andare direttamente sulla Q build, quindi sulla dardo. Mm, quindi vediamo un po' il build sui serpenti anche. Non uh -huh. hanno una composition che li permette di andare a flancare con facilità. Quindi. Perché si può esporre troppo al DPS di Buzz e. E Zwana potrebbe tranquillamente interromperla Quindi ha puntato sulla tra virgolette mage build. Non, sì. è, non è una cattiva scelta. Per il resto abbiamo build abbastanza standard. Sonia con colori di guerra. Mh, mh, abbiamo anche Brighton con, con le bribe. Uh, guarda, sì, Ecco la soia. rotation, sì, sì, sì. Senza, senza, senza tanto accorgersene si è lanciata in mezzo alle fila dei Brazzers e sopra non c'è rimasto nessuno però questo, questa rotazione non è servita moltissimo. Ha solo guadagnato un po' di tempo Ha cercato di fare un po' di disastri Ma gli è andata male Il seguimento mm. continua Vediamo comunque Guarda quanti danni stanno subendo questi Endless Che per ora hanno veramente Attenzione, problemi Attenzione guarda Schizzo che prende parte Sta per lanciarsi sulla kill Sbaglia ce, ce la fa Ce la fa Ce oddio. la fa Quindi 1-0 Kill Palla uh, al centro Neo, neo the one La ritirata ancora una volta Guarda quanto stanno soffrendo in questa bot lane Palla al centro? No <ride> No, scusa, era una, era una battuta. Che fuori fare dalla porta! Vado. <ride> ecco, oh, carica Nio The la One esploso kid, la parte di Brunaldo sotto la, le for, il forte della formazione degli Handless. È andato comunque a cadere. Nio The One con Johan. Vediamo adesso i primi carretti, i primi payload disponibili sulla mappa. Un elemento per parte vanno e si appropinquano Allo spostamento di tale mezzo di locomozione Nel frattempo vediamo che comunque lasciati da soli a difendere questa lane Gul'dan e Grim riescono a fare ben poco Se non temporeggiare e guardare questi payload muoversi verso di loro Vediamo che continuano a persistere i problemi di connessione Incredibile Non ce ne va una giusta Buzz, Buzz potrebbe andare a cadere forse Addirittura tre elementi adesso che spingono il carretto blu dei Brazers, Quindi direi che. Non c'è un contesto in bot lane. No, no, diciamo che non se lo possono permettere. Così come fanno fatica, comunque anche in questa top lane Vediamo Ollo caricare su schizzo Memory del suo affronto subito. Il Brightwing che utilizza la propria cura ad area senza problemi. Va a cadere anche nel frattempo Guldan. Direttamente all'ingresso del cancello. Guarda il top. Attenzione. Va, continua il carretto, continua, però la differenza di livelli comincia a farsi. Notabile. Posso sentire, sì. Eh, sì. A sentire, un, un livello è abbastanza pesante, appunto. Però adesso dovremmo buttare il 5. Eccolo qua che è arrivato. Uh, guarda. Sì. Holo. <ride> Niente, continua, oh, continuiamo a avere problemi con la latenza. Qua è abbastanza tragica. Niente. Mm, in che senso? Abbiamo frame, stiamo regalando frame a tutta, la, tutta Vicenza. Praticamente, nel frattempo che eh, Baz continua a indietreggiare ancora poche stack ho ottenuto per lui solo 20 Ah, ormai avrebbe potuto essere anche già a 30 direttamente però eh Valle invece ha già accumulato 10 stack su sulla, sulla Q a 15 siamo arrivati mm, io consiglierei a Bat di fare un, un bel back invece no approfitta direttamente delle cure di, di Arrow attenzione uh, arriva anche la kill su Eh mi sa di sì Brunaldo invece è <ride> cattivissimo sotto forte sotto Torre ancora una volta Stillingen va a sfondare anche il muretto pronto per inseguire gli avversari Dark Wars si sposta in maniera molto molto esposta Devono stare bene attenti a non farsi prendere così perché i danni arrivano veramente facilmente anche e soprattutto perché con il reset dei vari attacchi si va a resettare l'eroic strike di Varian quindi devo stare ben attenti la Tanto build dell'attacco fa comunque un errore grossolano da parte di Sonia che ha ruotato nuovamente in bot lane lasciando scoperta la top lane, mm. uh, hanno perso praticamente una wave uh, di expo che poteva aiutarli non poco a recuperare. Eh sì, <coughs> attenzione nel frattempo riparte, Brunaldo veramente sta continuando ad affettare a prendere a Mazzolati, i propri avversari e ancora non stiamo riuscendo a vedere invece una mossa incisiva da parte della formazione invece degli handless. Occhio, attenzione, potrebbe ripartire la trottola e potrebbe cadere acceso. Teo, si capi. salva. Allora, Rack nel frattempo va a consegnare l'ultimo uh, payload disponibile sulla mappa. Cioè, il payload degli avversari è ancora lì, fermo, che aspetta, triste e solo, parcheggiato in seconda fila. Guarda eh, qua. Eh, tra, tra poco arrivano a rimuoverlo. Qui vogliono proprio farsi la kill. Potrebbe andare giù, potrebbe giù e va giù malfurion, incredibile. Il seguimento da parte di Stillinger che con le proprie... Con la ricarica del dardo vorace hai riuscito a ottenere questa kill piuttosto importante, livello 9 ha raggiunto invece per la formazione Uh, uh cade Giovanna, attento Dark Warriors, Juana. attento Dark Warriors che sei molto basso, eh no, eh, no. troppo basso E eh, qua stiamo vedendo delle botte da orby. Attenzione Stillingen a non volere, a non cercare troppo Chi ha scelto questa mappa la formazione di sinistra, nel mentre che... Nel bot lane succedono cose bruttissime Per la formazione delle, degli handless In top lane Schizzo, Schizzo E il suo Alarak continuano ad assediare Le formazioni dei red <coughs> Non ha problemi Al momento a stare up Schizzo Anche perché lo, Non lo stanno contestando Attenzione al 10 Perché qua adesso c'è Brunaldo e Put che ripartono Vokut direttamente su Malfurion in seguimento E infine l'uccisione Parte fine. anche la, lo strafe da parte di Valla potrebbero ottenere un'altra kill prima che questo, questi avversari si rifugiano all'interno delle proprie strutture. Però ogni seguito sul Sonia niente. Va a cadere nuova. Uh, parte. Uh, 5 HP per. No, va a cadere anche il Gremlin. Buona azione da parte di Lili A questo punto mm -hmm. vediamo nuovamente sempre in top lane. Neo One costretto a lottare contro Schizzo Ma non c'è. campo, non c'è uh, storia. Non gioco. molto gridi, molto gridi su. Dark Warriors. Stanno, stanno abbastanza Farmandola No è best of two in realtà Eva Però mi sa che Ah vanno a punteggio quindi Sì sì sono gironi ah, okay. Attenzione esatto. in top Forse era quasi riuscito a ottenere un'altra kill Schizzo Veramente agguerritissimi questi Brothers. Non si fanno sfuggire niente di niente. Ripartono anche con l'assedio in botland. Se ottengono questa forte, ricordiamo che spareranno un colpo aggiuntivo. Parte nuovo, nuovamente Ollo. Si lancia proprio all'inseguimento su Brunaldo. Ma niente. Poi decide di dividersi, di lasciare i propri compagni a difendere questo, questo forte ormai in macerie. E niente. Qui li stiamo vedendo... E piuttosto si giudicano anche un colpo in più sul coro avversario. Eh sì, eh sì. Lirigen ha guerritissimo su Sonia. Non ha paura, Morte Bianca arriva. Scaglia il drago su Oio, Intanto, Granados si è brutta. No, Furion. Doppia kill per i ragazzi dei Brothers. Malfurion e Sonia obliterati. Eh no, li vedo piuttosto in difficoltà anche nella mappa in se stessa. Comunque, mm, non è di facile lettura. No, amore, mm. bisogna ammetterlo. Visto parecchi che hanno avuto problemi nel scegliere la composition più adatta, o quanto minimo sincronizzarsi sulla mappa. Cioè, diciamo che l'errore più grosso eh, che abbiamo visto al momento è stato quella Sony che ha mollato più volte la top lane, vanificando l'exp uh, del proprio team. Sì, come credi ha che possono fare due. per recuperare comunque questi handless? Uh, bella domanda, anche perché qui al momento la, la discrepanza no. dei livelli è tanto alta. Uh! Spling. Altra kill. Tanto Morte Bianca si lancia con i suoi draghi. Non ha paura di nulla. Brunaldo, in mezzo alla linea avversaria, si lancia in un ennesimo combattimento. Non, non si fanno problemi. Hanno tutti i vantaggi di questo mondo. Tre livelli Ultimate Tra poco dovrebbe arrivare anche il tredicesimo livello. Quindi ecco un fa, altro talento di, di differenza. Quattro livelli, due talenti. La situazione non è certo rosa per ingaggiare in questo momento. Difatti, vediamo Ollo esplodere con la propria Sonia. Ritirata rovinosa da parte di Johanna, da parte di Arrow, da parte di base. E soprattutto vediamo anche Dark Warriors contro Put che si sì, studiano a metà mappa. Cercano di impedire la fuga dei mercenari. Invece, il bribe è già stato preso. Quindi, non c'è stato verso di impedire anche questo ulteriore smacco. Proprio in da face ti rubo il mercenario e me ne vado via con il tuo. Con la tua cura, ciao ciao, ci vediamo. Eh ah, sì. sì, però qua c'è anche una situazione che potrebbe essere quasi di vantaggio per, il, per i ragazzi del team Red. Al momento hanno due carretti. Se riescono a, a fare almeno una o quantomeno due kill, però difficile perché il, il, i ragazzi dei Brazar stanno veramente gruppando e stanno snowballando la mappa. Ne stanno approfittando veramente. E qui devono riuscire a trovare la kill uh, e non su Brunaldo sicuramente la troveranno in questo momento attenzione a livello l 10 è stata raggiunta anche per gli Handless potrebbero cominciare a cercare di recuperare la situazione Ollo va giù, va giù anche Grayman. andrà giù the One. andrà giù Arrow forse si salva l'inseguimento su Arrow non è partito eh, sì. il F.E.A.R. non è partito il S.I.L.E.N.C.E. Guldan da solo che pusha cosa state facendo, amici? Endless, recuperate le mani e tornate a fare cose. Perché qua è stato ottenuto un nuovo forte in top lane. Un nuovo colpo un aggiuntivo, sparata. e forse Ma un è incidente qua, tra i carretti. Il, Ma... la... Qui dovrebbe arrivare tranquillamente il loro carretto. E guarda, si stanno già lanciando sul boss. Quindi, Pare... non sono convinti, però. Eh. Attenzione che riparte l'inseguimento Varian su Guldan. Invece. Quello, quello ecco sono convinto di farlo Eh no Ah ma ci hanno anche a disposizione Forse è il throw C'è anche il fear Ricordiamoci c'è il fear Potrebbe esserci il throw Attenzione Attenzione potrebbe... Parte l'ingaggio Eh Il fear remont La remonta, La remontata. Rimonta, il comeback uh, Il comeback Eh invece no Killata istantaneamente Sony ha mangiato invece Vai col fear Oh, no, gli no gli non funziona, però. non va a segno, non si butta nessuno all'interno dell'area del boss, e la partita Bell si chiude in è... 11 minuti e 33. GG, quindi per la formazione dei Brawlers che ci porta a casa questa prima partita piuttosto facilmente. Ai ai ai, cosa è successo? Cosa hanno combinato? Eh, qua è, è stata semplicemente una bollata: quindi 0 0 0 <ride> Io mi sento un pochino male per loro, ragazzi. Vado a controllare di velocità i talenti. Che non ho guardato poi per il resto del, del tutto. Sì. Sonia ha utilizzato una build standard. Improntata sul collera del Berserker. Forse uh, gli sarebbe tornata comodo utilizzare un altro tipo di build che male non è. Appunto, quindi defense, potenziamento sulla E. E magari anche qualcosa per rompere molto di più le scatole. Per rendere il suo danno leggermente su bur più burst. Un potenziamento sulla QL7. Mm, magari avrebbe lavorato meglio su, su Alarak, nonostante eh, le sue abilità rompino tanto le scatole. Mm, sì, scelte un pochettino opinabili, però. È tutto fa brodo per capire come andare a giocare questa mappa. Sì, diciamo che anche poi avrei preferito vedere comunque. Un pochino più di incisività anche all'inizio avevano bisogno, dovevano sfruttare questa assenza di un vero tank fino a livello 10 da parte della formazione eh, degli Brazzers, però non hanno invece approfittato della cosa e quindi sono rimasti. A temporeggiare, a, fight, a fare questi fight un po' di Poke quando in realtà era necessario andare dritti al punto e conquistarsi appunto le prime kill e guadagnare un po' di terreno. Vedremo se se la caveranno meglio invece su questa seconda mappa di questa sera. Crust Hollow, loro sono gli Esox Brazzers in rosso. Sulla no, adesso me li hanno scambiati, perché sono al contrario, <ride> ma ne sono non accorto, ne sono accorto quindi dispettosi, non lo fate mai più. Vediamo, bandere a sinistra esatto. e Braz a destra. Mm, oh. Non era più comodo mettere tipo no, il draft direttamente su squadra 1. Squadra 2, mantenere sulla stessa posizione. Eh, sono dispettosi, Hanno voluto vedere essere attento e attento. Li ho fregati, quindi ho vinto io. Ciao, hai <ride> l'occhio, amico. Ormai, fatto, ti chiamerò, spostami Mitril. Mir thrill, sei riuscito a scriverlo senza Ancora. H con un R di troppo e con due L. Complimenti che Tandre reportato. Vabbè. nel mentre che questa lobby va invece ricreandosi, noi ci chiediamo cosa debbano su cosa debbano puntare questi Handless? sulla simpatia, sul pick, sulle strategie, su conoscenza, mm, sulla conoscenza sinergia. di mappa per ora... E sulla corruzione. <ride> Forse potrebbero vincere in quel modo. No, beh, speriamo che vada Ovviamente anche... la differenza tra i due team è abbastanza ampia. Sì, è notabile, diciamo. <coughs> Quindi la corruzione è la proposta di Al Per ora sì, corruzione a suon di, di luce e pacchetto. Attenzione, pacchetti. attenzione, signore, che sta arrivando un, un ospite, tra virgolette. Come un ospite, aiuto! È un ospite nel nostro TS, ma bensì uno dei. No, Ha ripensato. Cioè, cioè, <ride> ripensato. L'invasore ha deciso di dare forfè e di andarsene via da dove è venuto molto bene ah, eccolo 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 allora adesso lo ripresentiamo non lo ripresentiamo perché non se lo merita e, e... ciao Andre è una brutta persona non lo presentate sono andato in confusione a stai dello streaming e ti insieme ah, ti ha triggerato la mente col doppio audio, si, sì, sì. sì. ecco Anzi, lo faccio tre ore ogni sera <ride> Dunque, um, lo chiedo anche a te che sicuramente hai visto la... il game. Cos'è andato sbagliato? Da parte degli Endless. Sì. sì. Beh, ovviamente, c'è cioè, Ma... 20-0. Di certo sì. gli altri non hanno sbagliato. Sì, no, decisamente. Ma il fatto che abbiano lasciato. Eh... Brightwing a fare Exp disturbata. E gli altri non hanno approfittato dell'enormità di exp che danno i campi, c'era già subito un, un handicap iniziale. Perché appunto poi... in questa mappa ricordiamolo: anche i campi danno molta Exp esatto, e, e poi probabilmente non hanno saputo utilizzare al meglio la loro comp perché così. Guardando il draft, a me non dispiaceva per niente. Come no, infatti. Ha draftato. Probabilmente poca incisività, poca coordinazione hanno giocato a loro sfavore. Mm, sì, quella Sonia che ha rommato. Oh, mi dispiace, continuerò a dirlo. <ride> eh, mm, diciamo che non avrebbe avuto problemi contro Alarak. Nell'1v1 in questo caso. Quindi mi ha stupito il fatto che abbia lasciato la lane per non prendere vantaggio su, su Alarak stesso in questo caso. Mm. Questa è una cosa che mi ha leggermente sorpreso. Forse hanno chiamato lo swap di lane, però non c'è stata la comunicazione, quindi. Non lo so, è un'ipotesi. Diciamo sì che le rotation non mi sono piaciute moltissimo pure a me mi chiedono di alzare un pochino le voci noi abbiamo il pulsantino magico ora dovrebbe essere tutto bello alto bello carino bello figo fighissimo datemi un po di frame che li sto perdendo in giro perché comincia a essere pericolosa la situazione qua la barretta rossa è veramente veramente brutta vabbè team di sinistra esox handless team di destra esox brothers sostituiti in corso d'opera e soprattutto con grande mio stupore quale dei due team invece drafterà un global chi è il primo dei due che lo prende vediamo perché comunque no, non è sempre vero che il, chi ha il primo pick se lo va a portare a casa il DH della situazione il falstad o simili no assolutamente ci eh, sono appunto, infatti ecco diciamo che ultimamente si predilige andare a bannare il global a tantissimi livelli ovviamente mm -hmm. ma a puntare poi a giocare qualcosa di più sicuro Uh, per quanto riguarda poi i fight sul tributo in questo caso Quindi magari stun, eroi che hanno la possibilità di fare poking uh, Che danno poi la possibilità alla propria squadra di continuare ad accumulare esperienza in lane E arrivare successivamente poi al tributo Però vabbè, uh, ci sono altri casi invece che puntano, come hai detto tu Di estremizzare questo fattore appunto con i global Però andando già a bannare di Haka, togli uno Poi abbiamo Brightwing, abbiamo Falstad che, però, appunto non sempre hanno portato dei grossi vantaggi in termini poi di team fight, in questo caso. Quindi, vedo tanti team che preferiscono lasciare perdere la meccanica del Global, ma puntare, diciamo, sulla sinergia e purezza, diciamo, del, eh, delle rode da utilizzare poi con altri tipi di meccaniche. Come appunto, il poking, danni, stan, uh, silence, eccetera. Mm. Vediamo invece che il Primo pick a sorpresa, comunque è stato New The One con Joanna, anche qua. Scelta abbastanza curiosa, come nella partita precedente, per quanto riguardava il primo band di Diablo, vediamo che è stato anche replicato un primo band di Diablo, scelta invece di Falstad e Lucio invece per la formazione dei Brazers, cosa già molto più convincente. Quindi, come possono rispondere, questi handless, uh... Jacqueline? Dunque, al momento hanno tanti, 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 tanti open pick. Però non, non riesco a capire come mai abbiano bannato Diablo, prima di tutto. Può essere un pick che sicuramente magari dall'altra parte magari sanno giocare molto bene. E vogliono evitare magari qualche sinergia, tipo il vecchio uh, Zagara Diablo, che su questa mappa, è, o meglio, sui fight fa parecchio. Oh! Liming, ottimo eroe poking da ottimo danno, ci sta. Mm, Dall'altra parte però appunto abbiamo un false Lucio quindi arriverà sicuramente magari un secondo healer. Uh, probabilmente vedremo un Auriel che è in combo con, uh, con Lucio fa tanto. Mm, come tank probabilmente vedremo ormai gli Evergreen, quindi Varian, affiancato magari da un secondo front laner. Vanno uh -huh. su Valla, sì, già uh -huh. sensato anche questo. È comunque un, un banno generico, insomma, di un eroe forte e adattabile a molte situazioni. Anche se non credo l'avrebbero scelto. Spero che capiscano che devono giocare già più aggressivi questi avversari, questi Asox handless. Perché abbiamo visto anche prima, sì, che nonostante avessero i danni e avessero le carte in regola per giocare, li abbiamo visti molto timorosi di un team che comunque. Lì per lì potevano inizialmente out, outplayare Almeno restando sulla, sulla carta Ban invece da parte degli handless su Luzio Anche qua abbiamo Varian. visto che Sì, scusami, Varian su Varian è comunque è una scelta intelligente Visto che sì. il Varian di, di Brunaldo prima li ha unati Nel vero senso della parola Oh, questo è un bel pick da parte di Brunaldo Bello, bello, bello Un Ubarak cattivello mm. ci sta Ottimo counter per quanto riguarda Li Ming, con, uh, grazie al talento appunto dell'Hardness sh eh, de dell Shield. Scusami, Dump and Magic, Magic sì. all'1. Che infatti praticamente annulla qualsiasi tipo di spell lanciata da, da Li Ming. I danni <coughs> quindi saranno non troppi per lui. E quindi probabilmente magari vedremo anche un Artas. Artas potrebbe essere una soluzione, credo che invece vedremo qualcos'altro. Però Adesso. Credo che abbiano a disposizione comunque altre scelte anche Muradin. Eh no, niente. Muradin oh. hanno preso invece la formazione di Handless. Quindi vediamo che chiudono il loro draft in questo modo con, con doppio Sanca. tank. E do prendere doppio tank contro Crayman vuol dire solo una cosa, cost bullet però. Quindi. Eh sì. <ride> diciamo doppio che un, un po' se la cercano. Insomma. Uh, sì, <ride> diciamo che. Eh... È proprio il pick di Joanna che mi ha lasciato perplesso all'inizio. Avevano, di... Avevano la possibilità di aprire eh, in modi più... più semplici. Quindi vedremo un attimino. Ultimo pick su Artanis, quindi puntano sul doppio bruiser. Avrei proposto quasi una Sony, poi ho detto penso che prendano invece un tank più il bruiser, invece no. Hanno deciso di fare doppio bruiser, eh, DPS... Ranged con Mobility, Lucio con il suo super scudo. Che anche se sei due bruiser, chi se ne frega, io ti metto mega, mega scudi. Ed ecco insomma, quindi diciamo che sono abbastanza stupito da parte di entrambe le formazioni, sia per i Browsers che invece puntano sulla, sulla Uber difesa di Liming Ming e Sylvanas, anche se sarà difficile riuscire comunque ottenere handless. delle buone sì, scusami degli handless <ride> vedi che, che eh, eh ti triggerano eh, dovranno stare ben attenti però spero che con le riusciremo ad avere un buon focus perché è l'unica cosa di cui hanno bisogno per riuscire a far funzionare una composition del genere non hanno la mobility globale hanno solo Sylvanas uh, eventualmente per cercare un po' di snowball o tradare early un, un forte o comunque delle strutture in una lane laterale, però, durante le, i fight normali, in un certo senso, eh, se non utilizzano il focus, e utilizzeranno tutti i propri eh, proprie abilità su un target singolo la vedo difficile riuscire a sfuntarla. Quindi, eccoci qua, tornati nuovamente in gioco, con lo scambio in corso d'opera dei nomi, quindi Esox Handless sulla sinistra e Esox Brazers invece sulla destra. Brazers allora, che hanno portato a casa il tutto, primo game. Prima di tutto abbiamo un opening uh, diverso dal solito, per fortuna. <ride> da parte degli Endless che andato appunto vediamo una 4-1 come, come opening, mentre dall'altra parte, al momento, vedo uno stiligan che è FK. Quindi spara. metterei anche in pausa, però mi sa che non ci hanno lasciato le magiche funzionalità no. del, del blocco. Bene, molto bene, benissimo. Ecco, vediamo già, infatti, il push. Aspetta eh. Eh, non possiamo neanche scrivere in tag. Ah, vabbè, ciao no. a tutti perché si sono dimenticati di metterci arbitri. Ciao, gli arbitri, siamo quelli che fanno cose. Metteteci arbitri. Ecco, cade nel frattempo la prima torre per la formazione degli handless, e ora Not cade direttamente la, la rotation. seconda. Rotation cattivissima, Io adesso so botte perché comunque vediamo da Dark World se riuscirà a retrocedere a sufficienza. Ollo che si va sì, da Scott, dove è Cosa andato? Vai. Perché? No. Voleva prendersi la torre. Voleva fare il mannerino invece <ride> ci è rimasto... È pazzo eh, sì. Azione pericolosa per lui che si è portato in un posto veramente abbastanza non raccomandabile. Attenzione, potremmo vedere anche un intercetto sulla rotation da parte di Brunaldo e Putin che a tempo reggono, tempo reggono infine vanno a beccare la rotation di Muradi nel frattempo in bot lane vediamo Artanis da solo pronto a confrontarsi con Silvana. Rotation mid. Guarda, attenzione, cercano di tenere Dark Warriors fermo, lì, ingaggiato. Le locuste continuano a fare la loro. Uh, la loro azione di disturbo, la diva in PTR non l'abbiamo ancora provata perché deve ancora arrivare. Nel frattempo invece arrivano i danni direttamente su Arrow 81, accerchiamento da parte della formazione dei Brazos. Se inseguimento arrivano continuamente. Body block, no, peccato, peccato. Quasi ottenuta la kill grazie a questo buon body block da parte di Brunaldo. Nel mentre in lane vediamo Base e Dark Force uh, continuare a contestare il dominio di schizzo allora, mh, veloce lettura dei talenti. Intanto vedo che Silvana si è preso veglia dell'agonia. Mmh, sì. Avrei preferito il talento sulla Q. Per essere più sin sincero e onesto, cosa fa Dark Warriors? Lancia spell a caso. Intanto, attenzione la gank su di lui. Eh, no, non ce la fa. Ha sprecato la E. bruciato la E. Praticamente lì perché ha saltato sul posto. E... Attenzione ha... rotation bruttissima da parte di Baz. Potrebbe andare a cadere. Adesso arriva anche l'inseguimento da parte di Uh, Spinto all'indietro da Brunaldo. Baz riesce a salvare per pochissimo. Attenzione, ottengono nel frattempo i primi campi mercenari della mappa. Giusto qualche secondo in anticipo su Schizzo che sta facendo altrettanto. Top lane invece ora non conta più delle proprie difese avanzate le proprie due torri e cancello però non credo che si porranno tanti problemi questi brothers a difendere e a contestare la cattura di questo tributo ottimo il tempismo per la cattura del tributo stesso vediamo comunque come già nella scelta dei talenti abbiamo già un doppio season maxman sia per Artanis che per Falstad attenzione ecco attenzione che arriva appunto eh no Arrow guarda Arrow. eh no Arrow qua oh. è... È stato spinto fuori nell'iperspazio da Put con il proprio talento del 4 che preferisco anch'io, che è Swoofer. Invece l'inseguimento su tutta la formazione degli Endless andrà sicuramente a concludersi con una kill. Attenzione, vola in avanti anche Morte Bianca, si abbassa veramente molto. però la difesa è sufficientemente salda da portarlo a catturare questo primo tributo per la formazione dei Brothers. Allora, mh... intanto vedo Silvanas in bot lane. Che appunto sta cercando di accumulare exp Però stili che non gli dà un attimo di tregua, praticamente. No. Uh, non ha alcun problema con, con Artanis a fare da solo laner. E adesso. ha i Oh, cercando il verso swap. swap sì. Ha cercato lo swap. Però intanto. Se ho, ci fosse ho... riuscito, penso sarebbe morto Artanis. Eppure aveva sì. appena ricaricato lo scudo. Aveva no. esaurito sì. lo scudo, scudo. Aveva esaurito lo scudo e poi si portava a portata delle torri. Quindi esatto. o sì, sarebbero sì, morti sì. entrambi. Oppure rimaneva con quei pochi HP necessari per riuscire a lanciarsi con una doppia V su Silvana. Insomma, sarebbe morto comunque in entrambi i casi. Eh, Però questa Silvana lasciata lì così. A, a Invecchiare come il vino non, non mi convince, livello 7 invece raggiunto in questo momento. Per la formazione dei Brawthers, scusate degli Handless, che sì, un po' alla volta va delineando il proprio stile anche grazie ai talenti e alle abilità scelte. Vediamo in particolare come questa Liming sul Calamity sia proprio in vena suicida, perché comunque vediamo un, un ammontare di CC piuttosto elevati per la formazione. Dei Brazos, attenzione, che qui potrebbe esserci eh, il gank Nella rotation hanno, eh. Eh, sì, Prima Ma hanno? L'unica cosa è che non li stanno usando. Abbiamo anche Skullcracker per, la per uh, Muradin, quindi comunque fa parte della, della cosa, Subterranean Shield anche per questo Nubrak Cattura del Tributo abbastanza agevole, parte e riparte invece il tentativo di svuopo e inseguimento da parte della formazione degli Handless diretti verso questo Tributo blocca, no, l'ultimo va a catturare questo, questo, primo tributo, questo secondo Tributo invece 2 su 3 e kill ottenuta per la formazione dei Brazzers Andre co Come li vedi questi Handless? Diven un po' un po' in difficoltà, quasi ho ottenuto la kill anche su Silvana con la flasca molta in difficoltà, anzi, eh, molto. molto endless? no, Beh, non voglio Infierire ecco. probabilmente c'è un divario a livello di bravura sì. individuale, non solo come coordinazioni durante i fight uh, nelle manovre dogia. di team ecco. livello 10, decisioni, anche, è evidente eh. però. Diciamo Brazzers. che la partita sta andando come l'altra fondamentalmente per dominanza da parte dei, dei Brazers con uh, tentennamenti da parte dei, degli Endes in questo caso vi vediamo il campo di Easy preso ottimo il timing da parte della, top, dei, dei Brazers no. eh, sì. e intanto riparte il sequela di danni eh no qua sarà un altro attributo per la formazione dei Brazers che possono sfruttare l'occasione per Veramente guadagnare tanto di quel terreno che metà basta. Sono presenti su tutte le lane, non hanno fretta di catturare questo tributo. Hanno ben <coughs> due, quasi adesso due livelli di vantaggio sui loro avversari. Quindi vediamo che sono già disposti, sono pronti. E questa prima lane in bot sarà la prima a cadere. Ollo che capisce la situazione, che cerca di svignarsela. Ce la fa l'ultimo a riuscire a... Riesce a riattivare la E, però non è abbastanza. È andato in bocca al lupo. No, eh, la porta è ancora quella. Puoi riprendere nuovamente l'uscita sulla tua destra. Dark Warriors invece cerca di prendere l'uscita sulla sinistra, perché sta cercando di salvarsi. Potrebbe cercare il Fanta jump dentro, ma niente. Il eh, Fanta jump l'aveva già utilizzato per lanciarsi dietro il muretto. Quindi... Speravo si fosse ricaricato abbastanza in fretta, ma così a no. pare non pare pare è stato. <ride> No, direi proprio di no. Eh, no, Quindi cadono i forti in bid, uh, in top, scusate, e in bot mentre nel nella mid vediamo Artanis prendersi a ammazzare con, con Giovanna ci sta possono mm, farlo a 20 ancora... secondi di tributo mm, no avrei approfittato di fare ancora push per una decina di secondi ah, ah, ah. Sì, avrebbero potuto fuori. capitalizzare in mid ma hanno deciso di non farlo quindi 13 contro 10 invece ottenuti in questo momento riescono comunque a tenersi questo boss gli avversari non eh, si preoccupano di controllare quindi anche qua un piccolo errorino da parte loro assolutamente da, da stare all'occhio in queste situazioni Bo scatturato, a questo punto vediamo se decideranno di accorrere in salvataggio del loro amico se di Falstad in questa mid lane parte nel frattempo il la super laserona l'inseguimento degli avversari parte anche la lanciata l'healing l'inseguimento continuo ci sarà. parte anche il silence, troppo tardi per risultare realmente efficace cade quindi per il primo muro, cade poi Invece il, la, la, la magnifica fontana della formazione degli Handless E niente Nuovo forte che va giù Un boss che pusha in bot lane Parte anche lo swap Quindi adesso a questo punto L'unstoppable potrà servire solo fino a un certo punto Neo the One E viene infine esploso Dai danni della formazione degli Brazzers Quindi vediamo Attacco su due fronti, riusciranno a difendere in bot perdendo abbastanza poco. Però questa mida invece comincia a essere già più problematica. Livello 13 ottenuto per la formazione dei brazzi. Parte nuovamente lo swap, ancora uno swap su Regalo. Ancora una volta, una sequela di danni piuttosto incisivi. Eh qua ma qua la differenza si ecco fa sentire qua. sia dalle ultime che dai danni normali. Eh sì, vediamo. Tra i livelli qua. di differenza si fanno sentire, eh sì. Ah sì, attenzione a questo recall mannerino da parte di Falstad. Niente, qui sono costretti alla ritirata in lungo e in largo per recuperare le proprie forze e poi tornare ovviamente a prendersi quanto più vantaggio possibile. Vediamo Arrow che va nuovamente alla cattura di questo campo di mercenari nel mentre che. Gli avversari invece decidono sul da farsi, ce li mangiamo subito, ce li mangiamo a pranzo, a cena, in salsa fritta, in qualunque modo vogliamo. Invece, no, decidono di prendersi il tempo. Cottura lenta per questi Ezox Endless, quindi sofferenza per loro. Molto lenta, poveri loro. Boss invece sì. che qua credo sarà più che altro il teatro di un gank quindi vediamo nel mentre questo primo tributo, questo nuovo tributo di una nuova iterazione e la formazione degli Brazers che si va invece a raggruppare pronta per questo nuovo attacco. Quindi livello 3 12 contro 15 Un face check bruttissimo da parte di questa nemiga swappata nell'abisso e inseguimento ancora Parece su sulla torre. Un po' riduttivo, infatti ha preso una sola persona. E continuano a rimanere lì in zona per fightare. Ma appunto adesso c'è anche qualcuno nascosto nel bozzo. Le Totaros torna fuori. Riesce a lanciare l'anciestralini su Dark Warriors. Ma niente, nulla di fatto. Stanno ingaggiando su Ronaldo. Ma i danni non sono sufficienti per portarsi a casa la kill. Eh Tanto ero no. rimasto senza polmone. Ha perso un polmone, invece è partito il laserone da parte della formazione dei Brazers in seguito su Neo De One, però invece va ad ottenere la kill su Sylvanas, questo Falstad. Quindi, è... occhio all'occhio, Reverso swap, mio. attenzione, uh, bello. Reverse swap ci è, è piaciuto. Parte nuovamente Brunaldo con la sua carica e va a infliggere l'ultimo colpo decisivo su Li Ming. A questo punto, questa top lane potrebbe andare a cadere tra un momento all'altro. Dark Wars sfugge per un millimetro. Alla salvezza e si lascia andare le braccia di Artanis. Secondo me si swappano così spesso questi due che sembrano sempre abbracciati praticamente. Quindi direi che possono cominciare la loro love story nel Nexus. Cos' Hollow sarà il, la, la residenza decisa da questi due? Come possono ribaltare la situazione? Che Tand è abbastanza disastrosa al momento. Hanno bisogno di un miracolo, di una concentrazione. Di Que tutte queste disconnect, cose. Disconnect, di un dis no, disconnect. Un modo per recuperare un po' di exp sarebbe stato quello di mandare nella lane più lontana Sylvanas, anche da sola, per cercare di fare il più possibile l'exp. Eh, ci ha provato ma c'è rimasta da Falstad, quindi... Eh, sì, il, la mobility di, di Falstad sicuramente è un problema per Sylvanas. La differenza di livelli anche per la chi gli di ha permesso di, di fare una kill quindi... facile. Era comunque una grande chance per ritornare in partita specialmente con la conquista di questo boss a breve e credo che la fine sia imminente. Sì, diciamo che questo boss sicuramente non porterà tante caramelle agli avversari degli handless nel frattempo che si vanno a posizionare, recuperano un po' di vision, hanno il livello 13, il livello 16 invece è ancora parecchio lontano per loro, cosa che invece decidono di sfruttare appieno questi Braz, pronti a rilanciarsi nella formazione avversaria. Ultimo tributo necessario per ottenere questo, questa prima corsa, questa seconda corsa anzi, quindi sono pronti a sfruttare il più possibile. In questo momento sono già appostati, pronti ad entrare, pronti all'attacco, potrebbero partire da un momento all'altro. Vai Brunaldo, ti aspettiamo, vai, parti con la tua carica, vai all'interno delle file avversarie e eccolo qua. Niente. No, non mi eh, dà non ci... la gioia, non ti sono. No, no! rimane colpito da root. Questo regar. Bloccato poi anche dal bozzolo. Quindi inseguimento direttamente su la Liming Sylvanas che cade invece. Falsted con il suo Gaster al contrario. Va a allontanare i propri uh, al avversari dalla salvezza. E niente. swap Ancora una volta su un mega muradin meccanico. Arrow potrebbe cadere prima di riuscire ad entrare. Al sicuro della propria Hollow of Stones invece GG per la formazione dei Braz che si portano a casa quindi due partite su due, meh, meh, meh. peccato cattivelli. In differenza di... <coughs> di Di livello. Comunque notabile. Ovviamente, urca, anche qua purtroppo. Dobbiamo assistere 8, a... Dè, a un 0, 18 Eh, male. sì, però insomma ecco insomma. Coesione, eh, incisività, cattiveria ci vuole tutto questo. Due chicche per la prossima volta: lettura di mappa e cambiare un pochettino i first pick, dare priorità ad altro. Consiglierei. Anche perché una Giovanna first pick, adesso come adesso, non è un eroe, diciamo da god tier. Quindi si propende a prendere altro. Punto. Come abbiamo visto dall'altra parte, abbiamo visto un Lucio. Al momento è là sopra come, come healer, diciamo che forse l'hanno persa ai pick però mm. mh, come avevano iniziato, andava bene anche, hanno, hanno fatto una, una 4-1 in top lane che non era male, e l'unica differenza c'è stata quella Silvanas che è <ride> volata dalla parte sbagliata. In questo caso, sì, sì. ha fatto quell'iniziale. Un movimento lì piuttosto amaro da vedere, purtroppo soffer abbiamo sofferto noi. Mm -hmm. Addirittura quindi ecco. Noi... Siamo che l'abbiamo sentita fin qui esatto. Adesso, però, potremmo arrivare ad un incontro un po' più equilibrato, un pochino più acceso, perché stiamo per vedere invece la formazione dei Brazers che abbiamo appena visto mm -hmm. eh, giocare contro le Banshees invece. Uh -huh. Otteniamo... Andrea, cosa abbiamo nel cassetto? Cosa avete preparato di bello? Ma eh, questo match che si sta per eh, profilare sicuramente sarà molto interessante perché le matches hanno dato dimostrazione ad ogni partita giocata di crescere, di migliorare sia a livello individuale sia come sinergie, come, eh, come team ecco, in generale. E i Brazits... Eh... Hanno sempre dimostrato di, di essere un buon team e di, di, di cavarsela bene in certe situazioni, quindi insomma il risultato è sicuramente incerto.